serie cinematografiche ed è stato bello poterlo fare per una televisione generalista, cosa che invece è più difficile. Invece la libertà che mi è stata data da Tinni, da Lorenzo e da tutti quanti è stata veramente quasi commovente. È una fiducia, abbiamo lavorato però anche molto insieme, nel senso già dalla progettazione. Tinni ha raccontato benissimo che cosa volevo fare. Io volevo fare un grande romanzo ottocentesco, contemporaneo, e quasi per strutturare con Elena, per strutturare le puntate, ci siamo quasi più rifatti appunto ai feuilleton, che adesso c'è un'accezione negativa, ma in realtà tutti i grandi romanzi dell'Ottocento sono stati scritti come feuilleton alla fine delle riviste, quasi pensando ai cliff di puntata di Balzac o di Dickens o di Thomas Mann. Volevamo proprio fare questo e chissà se ci siamo riusciti. E la scelta di Livorno è stata, a parte, va bene, la Livorno del mio amico Paolo Virzì, che conosco attraverso i film e che amo moltissimo, però è stata proprio determinante la Marina Militare, nel senso che avevamo desiderio di fare un personaggio, di nuovo, come bene ha detto Tinni, che fosse strutturalmente un militare, perché serviva per la nostra storia, e volevamo raccontarlo siamo molto felici di aver violato l'Accademia Navale, nel senso siamo stati i primi a portare le cineprese dentro e a poter girare, e ci è stato dato tutto, non c'è oggi anche l'ammiraglio Ribuffo, che io ringrazio con tutto il cuore, che è il comandante in capo dell'Accademia Navale. Ringrazio tutta la Marina Militare, nonostante gli aspri contrasti, perché non bisogna fare gli ipocriti, no Agostini, perché diciamo hanno avuto una paura, un desiderio censorio, poi alla fine però si sono sciolti, hanno capito, abbiamo collaborato, gli ho detto non sono tornata indietro di un passo, e poi alla fine hanno dovuto accettare che quando fai un racconto veritiero è più duro, ma anche più appassionante per gli spettatori. E quindi diciamo la nostra collaborazione con la Marina Militare è stata una collaborazione meravigliosa, proprio perché, come nella vita, difficile.